Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! La maggior parte delle persone crede che un pasto senza carne sia insufficiente. Da tempo immemorabile si è creato il postulato che la carne sia l'alimento nutriente più di qualsiasi altro. Gli altri cibi sono generalmente considerati dei semplici accessori che possono fare da contorno alle carni. Niente di più falso. L'esperienza ha dimostrato che le verdure hanno un valore nutritivo molto più elevato. È facile renderci conto del perché, se consideriamo la questione dal punto di vista spirituale. Noi assimiliamo il cibo in virtù della seguente legge. Nessuna particella alimentare può servire a costruire il corpo fino a quando non sia stata assimilata dallo spirito interno. È indispensabile che lo spirito rimanga padrone assoluto e incontrastato del nostro corpo, di cui governa rigorosamente tutte le cellule. In mancanza di ciò, ciascuna di esse lavorerebbe per proprio conto, proprio come succede quando l'ego abbandona il corpo denso che allora va in putrefazione. È evidente che più la coscienza della cellula è debole, più è facile dominarla e più a lungo essa rimane assoggettata. Ogni regno ha i propri veicoli e i propri stati di coscienza. Il regno minerale possiede solo un corpo denso e il suo stato di coscienza corrisponde allo stato di trance. Dunque, sarebbe troppo facile governare le cellule alimentari provenienti direttamente dal regno minerale. Esse rimarrebbero in noi più a lungo, risparmiandoci la pena di fare dei pasti frequenti. Disgraziatamente, il corpo umano ha raggiunto un grado di vibrazione talmente elevato per cui gli è impossibile assimilare direttamente le particelle minerali inerti. Il sale e le sostanze analoghe vengono eliminate dal nostro organismo immediatamente dopo essere state ingerite, perché ci è impossibile assimilarle. L'aria è piena di azoto di cui necessitiamo per riparare l'usura del corpo. Lo respiriamo, ma non possiamo assimilarlo. E nemmeno assimiliamo le altre sostanze minerali, fin tanto che non siano passate nel laboratorio della natura e non siano state integrate dalle piante. Le piante possiedono un corpo denso e un corpo vitale che consente loro di assimilare le sostanze minerali. La loro coscienza è quella di un sonno profondo senza sogni. Perciò è facile all'ego dominare le cellule vegetali e tenerle sotto il suo dominio per molto tempo. È la ragione per la quale i vegetali hanno un grande potere nutritivo. Per contro, le cellule alimentari di provenienza animale sono già più individualizzate, poiché l'animale possiede un corpo del desiderio che gli conferisce natura passionale. Quando mangiamo la carne, ci è più difficile governare le cellule il cui grado di coscienza è analogo a quello del sogno. Pertanto esse non restano a lungo sotto il nostro dominio. Ne risulta che un regime carneo esige dei pasti più abbondanti e più frequenti di un regime vegetariano. Supponendo che ci si possa nutrire della carne di animali carnivori, saremmo sempre affamati, in quanto le cellule di questi animali sono altamente individualizzate, per cui cercano di liberarsi il più presto possibile. La cosa è evidente se si pensa alla rapacità del lupo e dell'avvoltoio, oppure del cannibale la cui fame perpetua è diventata proverbiale. Poiché il fegato dell'uomo è troppo piccolo per poter rimediare ai disordini causati da un regime carneo normale,
È evidente che se il cannibale si nutrisse esclusivamente di carne umana, invece di prenderla solo in casi eccezionali, non tarderebbe a soccombere. Perché mentre gli idrati di carbonio, gli zuccheri, l'amido e i grassi non sono nocivi all'organismo, essendo espulsi dai polmoni sotto forma di acido carbonico, tramite la traspirazione o le vie urinarie, l'eccedenza di carne normalmente viene espulsa, ma depone nel nostro corpo il nocivo acido urico. In breve, è ormai assodato che meno mangiamo carne, meglio stiamo. È naturale che si desideri mangiare il miglior cibo possibile, ma bisogna pensare che la carne degli animali contiene tutti i veleni della decomposizione. Il sangue venoso è carico di acido carbonico e di altri elementi nocivi che, passando dai reni e dai pori della pelle, vengono espulsi sotto forma di urina e di sudore. Queste sostanze tossiche esistono in tutto il corpo degli animali. Quando mangiamo carne, ci riempiamo di veleni tossici. Molte malattie sono dovute al consumo di alimenti carnei. È stato ripetutamente provato che un regime carneo sviluppa gli istinti feroci. Gli animali da preda e certi indiani del Nord America, grandi consumatori di carne, rappresentano esempi significativi. Per contro, la natura docile e la forza prodigiosa del bue, dell'elefante e del cavallo dimostrano esaurientemente l'effetto del regime vegetariano di detti erbivori. La natura calma delle nazioni vegetariane del lontano Oriente sostiene la nostra tesi che condanna il regime carneo. Quando adottiamo un regime vegetariano, sfuggiamo ad uno dei pericoli più seri che minacciano la nostra salute, cioè la putrefazione delle particelle di carne che si fermano tra i denti. La frutta, la verdura e i cereali sono, per natura, lenti a putrefarsi, in quanto ogni particella contiene una grande quantità di etere che li conserva per lunghi anni e li rende piacevoli al gusto. Mentre l'etere che penetra nel corpo vitale dell'animale di cui mangiamo la carne si allontana con i veicoli superiori nel momento in cui l'animale viene ucciso. Il pericolo di infezione è molto ridotto quando si ingeriscono alimenti vegetali, che sono anche considerati fortemente antisettici. Questo rilievo si applica particolarmente agli agrumi, arance, limoni, pompelmi, eccetera, senza parlare del re della frutta antisettica, l'ananas, che si usa spesso con ottimi risultati per guarire la difterite, malattia piuttosto temibile. Quindi, anziché avvelenare il tubo digerente con materie putrescibili come la carne, la frutta pulisce e purifica l'organismo. L'ananas è uno dei più preziosi aiuti di cui dispone l'uomo per facilitare la digestione. È un alimento di gran lunga superiore alla pepsina e per procurarselo non è necessario ricorrere ad atti crudeli. Il nostro corpo contiene 12 sali. Essi sono necessari alla sua costruzione. Corrispondono ai 12 segni dello zodiaco ed hanno importanza vitale. Contrariamente a quello che si potrebbe supporre, non si tratta di sali minerali, ma di sali vegetali. I minerali non hanno corpo vitale e solo grazie a questo corpo può essere fatta l'assimilazione. Per questa ragione possiamo procurarci questi sali solo nel regno vegetale. I medici pretendono di estrarli anche in laboratorio, ma non è esatto. Non si rendono conto che il fuoco impiegato a tale proposito distrugge il corpo vitale dei vegetali, come distrugge i corpi che si fanno cremare, lasciandone solo dei residui minerali. Ne consegue che, se abbiamo bisogno di rinnovare la provvista di alcuni sali nel nostro organismo, dobbiamo estrarli dalle piante che non siano state sottoposte a cottura. È in questo modo che i sali dovrebbero essere somministrati ai malati.
Tuttavia, non dobbiamo trarre da quanto precede una conclusione troppo affrettata sulla convenienza di abbandonare completamente il regime carneo per nutrirsi esclusivamente di vegetali crudi. Allo stato attuale della nostra evoluzione vi sono pochissime persone capaci di sopportarlo. Bisogna avere cura di non elevare troppo bruscamente il grado di vibrazione del nostro organismo. Per proseguire nel nostro attuale lavoro, nelle condizioni odierne di vita, dobbiamo possedere un corpo rispondente al caso. Dunque, agiamo secondo i principi ora illustrati, senza perdere di vista lo scopo da raggiungere.